Buongiorno caro comunista coglionazzo, senza nome, cognome, senza foto e senza identità. Un tuo amico su TikTok, per quello che tu stai dicendo, è stato denunciato dal mio avvocato, e qui c'è la prova. Il reato di diffamazione, il 595, quello che va a ledere l'immagine di una persona diffamandola da calunnie. Perché io prima di tutto non pulisco barche, io ho una barca a Monte Carlo con una socia di Monaco dove faccio business. Se questa barca è sui social perché io ci faccio business, qualsiasi armatore non legge la sua barca, perché ad agosto ci si può anche guadagnare 30.000 euro al mese, 25.000 euro al mese, dipende da quanto costa la barca. Quindi quando tu c'è una diffida a non parlare del sottoscritto, vai nel codice penale, perché io poi riprodurrò i video, le live davanti a un giudice, poi tu mi dovrai spiegare come mai tu o quell'altro coglione, altro coglione, sappiamo che vive di mece e non ha niente. Io sono una famiglia di industriali dove all'anno fatturano non un milione, non due, ma tanti, per permettermi anche di star bene e di poter vivere a Monte Carlo. Quindi io non mi abbasso a parlare con la freccia, io chiamo l'avvocato, l'avvocato fa tutto. Quelli che vengono a commentare, io ogni tanto vado sul loro profilo e vedo proprio un degrado di persone che si vede che proprio vivono male. Anche adesso io non sono da Cova Monte Carlo, non sono da Cova Monte Carlo, sono venuto qua a Ventimiglia. Scusa, siamo a Ventimiglia qua? Ah, è Ventimiglia? Città di confine, Monte Carlo. Ciao coglioni, buona giornata.